Eccoci qua, ciao ragazzi, bentornati. Oggi abbiamo una diretta importante, sono molto contento che ci state seguendo in tanti e quindi mi fa molto piacere. E mi fa molto piacere perché abbiamo il grande Lorenzo Tugnoli, che prima di tutto è un amico, per cui ho il piacere di casseggiare un po' con lui, chiacchierare e vedere un po' come sta. Ci siamo sentiti un po' in questi giorni. Però vederlo qua sarà tutta un'altra roba e verranno fuori mille racconti strani o comunque interessanti. Vediamo Lorenzo se ci vedi. Ok, ti vedo. Fantastico, Lorenzo, visualizzata la tua richiesta. Trasmetto in diretta. Lorenzo, 3, 2, 1. Eccoci qua. Ho già il bicchiere di birra pronto per festeggiare con Ciao. lui. Eccolo, grande. Ciao Lorenzo. Come stiamo? Bene, hai visto? Mi sono messo la giacca anch'io come te Ma ieri. Non la infatti ho visto, però io no, non volevo così essere da meno, ho messo una camicia, ho detto va bene, cerca. Però sì, veramente, sembri in uno studio televisivo, ma dove sei? Visto. Sono nel mio studio. Quello che vedi dietro di me è una specie di enorme board che ho, e queste sono tutte le foto. Cavolo, bello. Cioè, vuoi dire che lì abbiamo l'editing del lavoro sull'Afghanistan per il WordPress Photo anche? Sì, esatto. C'è Ah. quello, ma no, in realtà poi è una versione un po' più larga, Ok. così. Ho le foto davanti agli occhi e vivo con le foto e le guardo, ci penso. Beh, no, 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 è giusto, però bravo, quindi te le stampi proprio per avere ancora un po' in vecchia maniera, ma quella sempre più Sì, affascinante, no? è una cosa che faccio. Allora, non tanto per la selezione, perché per la selezione è una cosa che faccio insieme a Giulia Tornari, che è il direttore di contrasto, quella mia agenzia, e che è in realtà una grande parte della selezione ogni anno, Ok. cioè negli ultimi 2 anni, ecco, diciamo che sono stati gli anni particolari. No, questa è una cosa che faccio su una selezione più larga, un po' per guardare il lavoro, per capirne un po' il senso generale, capire quello che voglio aggiungere. Giusto, 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 perché sì, non è che saltano fuori 15 foto così a caso, bisogna lavorarci un bel po' sopra, immagino sempre, no? E Sì, anzi. anche per capire quello che sarà il futuro di quel lavoro lì, no? Perché quindi siamo già nella fase, lo dico per chi magari tutti saranno tuoi super fan, anche perché è impossibile non esserlo. Visto i lavori e i successi clamorosi che stai facendo nell'ultimo tempo, negli ultimi periodi, però per dire per bene di quello che stiamo parlando, che sicuramente è il lavoro sull'Afghanistan che ha vinto il WordPress Photo, diciamo a febbraio, però l'altro giorno sono uscite le classifiche, avevi il primo posto nella categoria storie della General News, se dico No, bene. contemporanei. Il contemporaneo, bravo, ecco bene, Contemporanei. perfetto, perfetto. Però il primo posto con una storia che è pazzesca, ne parlavamo anche prima. Io mi sono riguardato un po' le fotografie in questi giorni, le avevo già viste in parte quando erano uscite sul Washington Post, che sono un po' curioso anche del tuo lavoro col Washington Post e magari anche un po' del Pulitzer, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, però insomma rimane sempre attuale. E quindi sai, è anche una bella soddisfazione, cioè un premio Pulitzer. Poi l'anno scorso hai spaccato con il lavoro sullo Yemen, era Sì, qualunque cosa. d'accordo. Io infatti, guarda, prima nella presentazione Lorenzo ho scritto WordPress Photo, Pulitzer, poi ho detto vabbè, cacchio, bisogna mettere e tutti gli altri perché hai avuto un continuo anche di riconoscimenti. O, cioè, è chiaro che no, fanno piacere perché diventa un riconoscimento al lavoro in qualche maniera. E quindi questo lavoro però mi dicevi non è solo così magari mirato o non è neanche nato da un assegnato, mi dicevi nelle nostre chiacchiere di prima, dico bene? Allora, sì, allora, il lavoro che è stato premiato quest'anno WordPress Photo sono 10 foto,
e le 10 foto costruiscono una storia un po' per raccontare quello che sta succedendo ora in Afghanistan e soprattutto la guerra, diciamo, e quindi, quindi le foto che sono parte di questa selezione vengono da differenti storie su cui ho lavorato. Io l'anno scorso sono andato 2 volte a Kabul, sono stato prima una volta, sono stato, diciamo, senza avere un assegnato, sono andato perché volevo fare una storia sui rifugiati interni. Ok. E quindi sono stato a Kabul 1 mese e ho fatto un lavoro sui rifugiati che vivono nei campi profughi che ci sono attorno alla capitale, e quindi queste sono persone che vengono dalle varie porti dove ci sono i combattimenti e cercano rifugio a Kabul. E poi le altre foto che sono parte di questa selezione sono parte di specialmente 2 assegnati che ho fatto sempre l'anno scorso in un altro viaggio, e questo invece è stato il lavoro che ho fatto per il Washington Post. Ok, ma intanto mi stavi dicendo, capivo, cercano rifugio a Kabul, perché vuol dire che quindi Kabul adesso è abbastanza sicura, è molto più tranquilla rispetto a un po' di tempo fa, come, non No, so, non una tua dire, questo visione. non dire. Allora, Ok. no, allora, a Magari Kabul ci rispetto ai posti in sono. cui si trovano o nelle valli in cui stanno Esatto. normalmente. Cioè, la guerra in Afghanistan è un po' complicata, nel senso che non ha un fronte preciso come, non so, come succede in Yemen, in cui ci sono il paese che è diviso in 2 parti e quindi c'è un fronte che proprio taglia a mezzo il paese. Qui il fronte è più a macchia di leopardo Ok. in Afghanistan, e quindi però ci sono delle zone in cui ci sono dei frequenti scontri fra l'esercito afghano e i talebani, e quindi i civili che vivono in queste zone sono spesso, cioè hanno dei combattimenti che succedono nella zona per mesi e mesi, e quindi questo li spinge Chiaro. a spostarsi. E A quindi spostarsi, a chiaro. Kabul ovviamente la situazione per loro è diversa, è molto più sicura. Certo, questi sono in generale sono contadini che si muovono in una città, quindi diventa più difficile la vita per loro, Chiaro. però la situazione della sicurezza è sicuramente migliore nelle grandi città che non in alcune zone rurali. Kabul, sì, ovviamente è sicura dal loro punto di vista, dal nostro, insomma, cioè ci sono ancora delle bombe che succedono No, abbastanza chiaro, spesso, chiaro, beh. quindi sì, diciamo che per gli standard dell'Afghanistan sia sì, un posto sicuro, per i nostri no. Chiaro, chiaro, chiaro. No, infatti, grazie del dettaglio. Io cioè, del racconto, anche tu che lo vivi, mi raccontavi, ti senti quasi a casa in Afghanistan, giusto? È un po' una zona in cui Sì. comunque ti trovi bene. È un posto in cui ho lavorato tanto, prima diciamo, come per te Cuba, cioè è un posto da cui vai da tanto tempo. Io ci ho abitato 5 anni a Kabul, adesso io sono a Beirut, abito qui e prima abitavo a Kabul, sono stato tanto ed è stato anche un posto importante poi per la mia carriera, per iniziare a fotografare, per iniziare a lavorare in modo professionale. È il posto in cui ho cominciato a lavorare in modo stabile come fotografo. Chiaro. E quindi io sono stato un po' senza andarci, sono più o meno dal 2015 al 2019, non sono andato, e quindi l'anno scorso è stato un po' un ritorno per me. Ok. Tornare in questo posto, e quindi anche il fatto, cioè questo WordPress è importante perché cioè, riconosce un lavoro che è un posto in cui sono stato tanto, un lavoro che anche di conoscenza del paese che ha un certo
tempo Certo, certo. e poi ovviamente anche per il bianco-nero, perché una cosa interessante da dire è che ovviamente il lavoro che io ho pubblicato per il Washington Post è stato pubblicato a colori, mentre poi il modo in cui l'ho assemblato e l'ho mandato al concorso, al WordPress Photo, è stato in bianco-nero. Quindi, perché questa è una serie di motivi, uno dei quali che il lavoro per un giornale in assegnato non si può fare in bianco-nero, perché in realtà la ragione per cui loro non sono tanto felici di bianco nero perché cercano di mettere il tuo lavoro in prima pagina. E la Chiaro. prima pagina deve essere una foto colori. Sì. Però diciamo che il bianco nero è un grande amore, un vecchio amore mio, No, quindi mi piace. Infatti, t'avrà dato anche più soddisfazione, immagino, per quello che ci stai raccontando. Effettivamente certo. sono poi delle foto che nella tensione delle zone in cui le hai scattate, però ci ripresentano uno spaccato di vita dove sei veramente intimo. Io guardo giù perché le ho ancora sotto e invito tutti ad andare a vederle. Di sicuro le 10 foto che trovate sulla pagina del wordpressphoto.org, cercando appunto Lorenzo Tugnoli, già vi danno un'idea ed è sempre, io lo trovo ben fatta la presentazione, no, sul WordPress Photo con le didascalie comunque sempre ben evidenziate e un racconto, una sinossi iniziale, chiamiamola così, una presentazione che dà un po' già un'idea della difficoltà e comunque della situazione in cui si è andata a scattare. Io le trovo di una poetica impressionante, Lorenz, te lo dicevo anche prima, sono fantastiche, tanto che mi sentivo di dirti che sono, secondo me, un po' in una metà strada tra il Kudelka che ci nominava anche William Daniels 2 giorni fa, riguardo il lavoro molto intimo di Zingari, il libro fantastico che ha seguito, però mi faceva piacere nominarti anche Tim Etherington, perché un fotografo fantastico che purtroppo nel 2011 è venuto a mancare in Libia sì, in un combattimento con un mortaio che hanno fatto esplodere. Lui è Chris Ondros nel 2011, però il lavoro di Tim Etherington era pazzesco, secondo me, e era molto contemporaneo, nuovo, fatto di tanta intimità, e io ritrovo un po' questo tuo lavoro in Afghanistan, come ci dicevamo nella chiacchierata di prima, forse anche perché le zone un po' si assomigliano, però lui lavorava nella Korengal Valley, che all'epoca era l'ultimo avamposto prima della zona totalmente occupata dai talebani. Tu sei in una zona non tanto distante, giusto? Come lavoro. Allora, le immagini, allora, questa zona, il Korengal è nell'est del paese, vicino al confine con il Pakistan, e le foto della mia storia in realtà riguardano vari posti, però diciamo che la storia che è stata premiata a tre componenti principali. Una è Ok. appunto i rifugiati, una è il lavoro che ho fatto seguendo un po' i combattimenti da parte dell'esercito afghano, e un'altra è quella in cui abbiamo avuto questo incredibile accesso e siamo riusciti a fotografare i talebani, andare a stare con loro per un giorno. E quindi in realtà è un racconto della guerra, dalle due parti in guerra e i civili in mezzo. Quindi questa è un po' la storia. Parlando È super completo, eh? È super completo così, cioè l'hai detto come se fosse nulla, in realtà, sai, ma dimmi anche una parola su questo accesso di questa giornata con i talebani, perché io, cioè, non riesco a comprendere come sia possibile, per cui a te tanti meriti proprio anche per questi rapporti che tieni, magari conoscendo anche la cultura o un po' il modo di pensare, visto che in qualche maniera, come dicevi adesso, ti senti di casa, mentre paragonavi un po' a me con la situazione di Cuba, mi scappava un po' da sorridere, perché l'aspetto umano sicuramente è quello, con delle tensioni diverse,
è innegabile, però riferendomi a quello, io di solito sento proprio questo quasi conoscenza culturale, quasi un po' di cercare, mi sembra di capire come stanno pensando a volte. Per cui non so se anche questo è un aspetto che un po' senti tu e che ti ha aiutato nell'arrivare a passare addirittura una giornata con i talebani, insomma, con degli scatti, tra l'altro, No, allora sciagurati. aspetta. Secondo me, no, allora, per la questione dei talebani e dall'accesso che c'è stato, che è stato dato, allora, questa sicuramente ha anche a che fare col fatto che io lavoro con i che ho fatto questo lavoro per il Washington Post, quindi è un grande Ok. giornale e quindi ha anche un nome. Ovviamente un accesso di questo tipo ai talebani deve passare per un'autorizzazione che viene dalla direzione, dagli emir, dai capi, perché Ok. ovviamente questa non è una cosa che può essere autorizzata. Quello che è successo è che durante quei mesi in cui noi siamo riusciti ad avere accesso, erano in corso le negoziazioni fra i talebani e gli americani, le truppe, insomma. E quindi queste negoziazioni, che poi si sono concluse, diciamo, con un inizio di pace, almeno fra queste due parti, era in corso, e quindi i talebani avevano interesse a costruire anche un'immagine pubblica del loro Ok. movimento. E quindi questo è stato uno dei motivi per cui hanno anche dato questo accesso. Infatti, quello che c'è. Cioè, una delle cose che volevano mostrarci sono anche le zone che i talebani hanno ripreso dallo Stato Islamico. Ah, Quindi ok. questa è una cosa un po' complicata, però per dire che questo è stato un accesso che hanno avuto pochi giornalisti, pochi fotografi nei 10 anni e più di guerra in Afghanistan. E quindi è stato un po' di fortuna ed è stato frutto, ovviamente, anche del fatto dei rapporti che ho con vari giornalisti locali che ci sono a Kabul, e il nome di questo giornale dietro, perché ovviamente come freelance sarebbe stato più difficile. No, certo, che però no, immagino che hai ragione, sicuramente il fatto del Washington Post, ma anche di come poi vi sapete muovere tra te, i giornalisti e tutti, quindi, ma anche la Sì. conoscenza del territorio, immagino che ti abbia aiutato di sicuro per l'altra parte, no, del lavoro che continui e che diventa un po' un progetto personale anche, lo stai affiancando a questi assegnati o a rovescio, Sì. forse era partito come tuo progetto personale. E poi sono arrivati anche gli assegnati dal Washington Post, visto questa zona delicata, non so, te lo chiedo. Allora, sicuramente quello che sto facendo adesso in Afghanistan crescerà come progetto, ed è un progetto su cui voglio continuare a lavorare, che è un po' la questione di raccontare quello che sta succedendo adesso nel paese, magari cercando vari punti di vista. Quello che sta succedendo in realtà è forse la fine della guerra, forse un arrivare a vedere la fine di questa guerra. Quello che è successo l'anno scorso è che c'è stato questo accordo fra gli americani e i talebani, però quello che non è ancora stato fatto è un accordo fra i talebani e il governo afghano. Quindi, ma gli americani hanno bypassato il governo afghano, hanno fatto il loro accordo con i talebani, perché vogliono andare via, perché vogliono andare a casa, e vogliono Ok. farlo dando la parvenza che stanno vincendo. Sì. E ovviamente invece il governo afghano e l'esercito afghano continua la guerra contro i talebani, e quindi, insomma. Però Certo, diciamo che certo. in programma adesso dovrebbe esserci il prossimo passo, che sarebbe la fine della, cioè l'accordo fra il governo e i talebani, o anche una situazione in cui i talebani avranno un ruolo nel governo afghano, Ah.
E quindi diciamo questa situazione di transizione, speriamo, che succederà, diciamo questo sarebbe la cosa interessante da Da seguire. seguire. Quella domanda che mi facevi rispetto alla parte, diciamo, più personale era quella degli assegnati, è che sicuramente gli assegnati mi permettono di avere accesso a certe situazioni, certe realtà che come freelancer non potrei avere, Chiaro. mentre invece il lavoro che faccio, diciamo che è più personale, più a lungo termine, mi permette di avere un tempo con le persone che invece gli assegnati non danno. Quindi Non ti diciamo lasciano. che, esatto, quindi diciamo che in teoria quello che sto cercando di fare è mettere insieme queste due cose per costruire un progetto più grande. Chiaro, no? Intanto, guarda, grazie mille anche per le tue valutazioni che ci danno un'altra, almeno a me personalmente, comunque sono notizie. Così di prima mano, valutazioni che mi aiutano anche a cercare di comprendere un po' meglio quello che succede in queste zone che da sempre sono un po' misteriose. Io cominciai un po' ad appassionarmi a quelle zone, almeno sulle notizie, davvero dai lavori di Tim e Terrington, quindi siamo 2006, 2007, 2008 e ancora vedo con i tuoi lavori, con quelli di altri grandi fotografi che hanno lavorato nella zona. E il tuo amico che lavora spesso, il grande Andrew Kilty, che lavora tanto nelle zone, mi fa piacere nominarlo perché lui è proprio di base, no? In Afghanistan, se non sbaglio, e lavora tantissimo da quelle parti e vi seguo tanto perché cerco di capirci qualcosa. Quindi ti ringrazio anche di questa valutazione, analisi che lascia anche un po' di speranza che in una maniera o nell'altra possa arrivare alla conclusione. Quello che dicevi Speriamo, adesso, speriamo. speriamo. Una cosa che ti voglio dire rispetto a Tim, che Etherington, che è ovviamente un fotografo che ho molto ammirato, il suo lavoro era stato molto concentrato sulle truppe americane, i soldati americani. Lui ha fatto questo lavoro in cui ha passato molto tempo in questa base, questa piccolissima base americana Un in mezzo avamposto, l'ultimo alle avamposto nel nulla, no? Nel Coringal, esatto. montagne. Il Esatto, lavoro tra l'altro. Unfidel, dici, del libro. Sì, Sì, e così tra va. l'altro lui ha fatto anche un documentario da questo lavoro che è stato candidato all'Oscar. Sì, bravissimo. Restrepo, giusto? Restrepo, esatto. Restrepo, sì. E ovviamente la particolarità di questo lavoro era anche il modo in cui lui è riuscito a raccontare la vita quotidiana dei soldati americani in questo luogo. Ed effettivamente è un lavoro molto forte. La differenza, quello che faccio io, è che io ho sempre lavorato poco sui soldati americani e ad esempio anche il lavoro che faccio, che ho fatto, che è stato premiato, si chiama The Longest War, la guerra più lunga, Sì. perché si chiama così? Si chiama così perché l'Afghanistan è la guerra più lunga in cui gli Stati Uniti sono mai stati, hanno preso parte, è una guerra che supera di gran lunga anche il loro coinvolgimento in Vietnam. E quindi è il racconto di questa guerra, però senza gli americani, Che è perché gli chiaro, americani bravo, se ne no, no. sono andati. Ma guarda, interessante proprio anche per quello, dai, tutta una visione diversa, uno spaccato molto interessante con una poetica nelle immagini incredibile. Pensi si possano anche, per analizzare un po' tutta la faccenda, la situazione in Afghanistan, anche vedere poi tutti insieme, secondo te, questi lavori, sfruttando quindi i lavori fantastici fatti da Tim Terrington o da altri grandi fotografi. Cioè io di solito penso, e questo mi fa piacere dirlo con te, che ammiro tantissimo, ma in generale guardo tanti lavori dei fotografi per cercare di avere un po' di informazione su zone che non conosco e che purtroppo con le informazioni un po' più scarse che arrivano
così dalla stampa classica, diciamo, faccio fatica. Quindi io mi appassiono tantissimo, prima grazie alle immagini, perché chiaramente questa estetica incredibile che tu hai nell'immagine è ciò che poi mi spinge a rimanere molto di più sulle foto e a cercare, a voler sapere di più di quello che ci sta dietro. E in quella maniera vado anche ad avere un po' una visione sociopolitica di quello che succede nel mondo. Io non so se è un bene o un male, ma mi sono sempre informato attraverso i lavori dei fotografi su quello che succede, di quello che succede nel mondo. Ma se, sai, quando si ha a che fare con paesi come l'Afghanistan, come fotogiornalista, è molto importante in qualche modo fare i compiti, capire quali sono stati i grandi fotografi che ci hanno lavorato, perché se tu pensi a, cioè, mi vengono in mente le immagini di James Nachtwey, durante la guerra civile, quindi stiamo Chiaro. parlando degli anni 90, quindi nel senso che è molto importante anche capire quali sono cioè, i fotografi che hanno già lavorato e i grandi corpi di lavoro che sono stati sviluppati sullo stesso posto, no? Certo, e mettere Quindi, insieme un po' i pezzi. esatto, come immagino, e in realtà certe volte fa anche un po' paura, perché ovviamente ci andiamo a confrontare con un immaginario, con un lessico visivo che continua già da molto tempo, cioè da Chiaro. quando noi non ne sapevamo niente di fotografia, come immagino capiti anche te con Cuba, cioè che c'è già Assolutamente. una certa. Un Ba numero di bravo. fotografi. Ba bravo, Lorenz. È proprio questo passaggio qua è decisivo. Infatti io di solito dico se si vuole decidere per seguire un lavoro già così presentato o fotografato come per me è Cuba, in quello che stai dicendo, Cuba poi figurati da chiunque, e a quel punto bisogna farlo benissimo perché bisogna starci dietro tanto e farlo da Dio perché altrimenti si rimane un po' lì con delle foto che non interesseranno a nessuno. Quindi sì, anch'io lo faccio per me stesso, però poi tanti mi chiedono: ma perché non hai un libro? Perché non hai un libro su Cuba? Perché non ce n'è bisogno e io non lo voglio fare finché non ho il top per avere qualcosa che possa meritare l'impegno che vuol dire fare un libro. Non è che con 10 foto faccio un libro, no, non ne ho 10, ma insomma mi hai capito quello che voglio dire. No, no, assolutamente, assolutamente. Infatti, fra l'altro, una delle domande che scorrono qua sotto, ho visto che qualcuno mi chiedeva quando un libro, ed è la risposta potrebbe essere questa: quando ho un corpo di lavoro che dice qualcosa di interessante, che non è di non ripetitivo, di non. Infatti, è sempre difficile trovare una chiave, trovare anche. Perché questo è poi anche il motivo del lavoro, cioè capire dove stiamo andando e cos'è la cosa che noi possiamo aggiungere a questo mosaico della narrazione di questo posto, Chiaro, chiaro, chiaro. no? Però sì, no, bisogna. Io Dimmi, poi, fra dimmi, scusa. l'altro, lo saprai, ho già fatto un libro anni fa sull'Afghanistan che si chiama The Little Book of Kabul, che non Certo. è appuntamento un libro di guerra, è un libro che parla di quattro realtà del mondo culturale della città di Kabul, e quindi ci sono un pittore, c'è una scuola di pittura, c'è un gruppo rock, c'è un club di poesia, Pashto, e quindi insomma era per raccontare un po' le altre facce di Certo. Kabul, e di nuovo questo è un libro che era stato fatto nell'alto dei combattimenti e nell'alto dei fotografi americani che seguivano i soldati americani, e da parte mia c'era anche una necessità di cercare di costruire un'altra narrazione. Va bene, ok, invece di fotografare questo, Chiaro. cerchiamo di. E quindi a quel punto, anche, vabbè, ovviamente, grazie a Francesca Recchia, che è la coautrice del libro, che ha scritto i testi e che ha lavorato col libro assieme a me, cioè. Il libro aveva questo senso, aveva un senso di raccontare questa cosa. Ok.
E quindi in questo caso poteva, cioè, nel senso che aveva senso, era stato costruito così ed era molto intimista anche sul racconto, sul, diciamo, focalizzarsi su certe persone invece di cercare di dare un'idea di un paese che in realtà noi non possiamo conoscere. No, però magari la davi attraverso l'intimità di queste persone, no? Come attraverso qualche racconto magari specifico, particolare, si può avere un'idea di tutto quello che poteva essere il paese. Di sicuro quello che arriverà più avanti, speriamo, comunque tutto il lavoro che stai facendo sarà un libro totalmente diverso, ma anche mi viene da dire, sai, come estetica delle foto, perché chiaramente no, cambiamo noi, ti sentirai anche tu sempre un po' in cambiamento fotografico, in visione delle scene, non so se ti Speriamo capita. Beh, io ti ho. di diventare più bravi col tempo, No, imparare lo qualcosa. vedo difficilissimo visto il livello che hai raggiunto, però ci può sempre stare, visto poi, guarda, cioè vedere il lavoro l'anno scorso dello Yemen e quest'anno questo dell'Afghanistan, hanno proprio una qualità anche fotografica che. Un po' di tempo fa mi viene da dire, non penso di dire una cavolata, non avevi, cioè ti trovo con delle immagini Assolutamente. che è vero, per me lo dicevo con Lars Boring, il direttore del WordPress, ieri in una diretta che abbiamo fatto come la nostra qui su Instagram, secondo me c'è una pulizia nelle immagini che mi ricordano le foto classiche, infatti per quello nominavo, ed è un complimento, non vuole dire vecchie, vuole dire proprio i grandi classici tipo i Kudelka o anche i Nachtway. E però tutta una freschezza di visione e di attenzione giornalistica che conoscendoti è molto tua perché sei tanto attento e preciso ed è una bella caratteristica per il lavoro che fai e fino ad arrivare quindi anche a una visione diversa alla Tim Etherington che seppure è morto nel 2011 stava portando avanti dei lavori che erano molto sperimentali secondo me, Sì. molto innovativi. Per cui io ti Sì. trovo un po' in questa via di mezzo, per me, dal mio punto di vista, volevo essere un grande complimento, ecco. Certo, ma infatti l'ho vista adesso, la stavo guardando ora prima di parlare con te, il vostro, quindi ti devo molto ringraziare per avermi dato del classico. Ma io non la prendo assolutamente come una cosa negativa. Di nuovo, quando ho fatto l'anno scorso, dopo il Pulitzer, ci sono state tante interviste e mi chiedono i miei fotografi preferiti. Io parlo sempre di classiconi, parlo sempre di Kudelka, parlo sempre di Henri Cartier-Bresson. Quindi, cioè, per me va bene, nel senso che se io No, facessi delle foto come Bresson, mi andrebbe anche no, Madonna, bene. così un nome a caso. Sai, c'è chi dice spesso, ma sono vecchi, sì, certo, però cavolo, sono anche inarrivabili. Forse uno a volte si nasconde sul fatto di dire sono vecchi fotografi. Sai, io spesso adesso per chiacchierare, per confrontarci su questi aspetti, ringraziandoti per tutta la visione che ci stai dando dell'Afghanistan e del tuo lavoro, che è veramente senza pari. Però mi viene da dire, spesso guardo i lavori vecchi di Eli Reid, per esempio, ti parlo di fotogiornalismo che diventa realizzato attraverso una street photography, sai che diventa magari un po' più vicino alle mie corde, diciamo così, e spesso quando mi chiedono di presentare alcuni lavori, ecco che questi street photographer classiconi, perché lavori degli anni 60 di Eli Reid o di Bruce Davidson, e oggi sono un po' i classiconi rispetto ai grandi street Certo. photographer di oggi, però per me sono di una potenza, di una pulizia, qualcosa di inarrivabile, anche non so, i Sol Leiter o gli Ellen Levitt, chiaramente delle fotografie pazzesche. Questo per dire che ben venga, no? Mi fa piacere che tu l'abbia preso davvero come voleva essere, un grande complimento, direi. Magari. Grande, grande, mi fa piacere. Ascolta, ma adesso quindi mi dicevi, tu vivi a Beirut da un po' di tempo, come va lì con i discorsi attuali? Sei chiuso in casa? Siamo un po' bloccati anche là? Siamo chiusi in casa, la situazione in Libano non è stata così pesante come quella in Italia. Al momento penso che ci siano stati 22 morti in tutto nel Ah, paese, quindi cavolo, ovviamente pochissimo, sì. sono dei numeri Beh. molto diversi e soprattutto sono stati, diciamo, cioè il paese è stato chiuso. È andato in lockdown, diciamo, molto presto,
E quindi ci sono dei posti dove il virus c'è, però sono diciamo molto localizzati, Delimitati, ok. delimitati, e però ovviamente è tutto chiuso, e niente, siamo qua. Certo. Io, quello che è successo è che io ero a Kabul, ero in Afghanistan. Ah. Fra l'altro è stato molto bello scoprire del WordPress foto mentre ero a Kabul. Cavolo. E poi diciamo che seguivo un po' le notizie qui del Libano, ed era chiaro che l'avrebbero chiuso l'aeroporto, e quindi sono tornato un po' prima per non rimanere bloccato in Afghanistan. Chiaro. E Bravo, bravo. quindi da questo è stato, quindi da praticamente un mese sono qua. Certo, riesci a seguire i lavori, magari anche per il Washington Post adesso, a preparare un po' di cose di quello che avevi Ma fatto, come... ieri ho fatto una storia per loro. Siamo andati a vedere questo paesino dove c'è una un, cioè dove c'è dove c'è un, diciamo, uno delle grosse zone della pandemia, che è un posto in montagna, un paesino molto cattolico, un paese molto cioè, diciamo che la maggior parte della popolazione sono cristiani cattolici, non cattolici ma maroniti, però insomma diciamo sono legati alla cristianità, e sembra che questo prete sia tornato dall'Italia, e Ah. durante una messa, e quindi è stato esplosa la cosa. Quindi siamo andati a Cavolo, vedere questo posto, però di nuovo è stata una cosa non troppo pericolosa, perché siamo stati poco, siamo stati abbastanza lontano da tutti, non siamo andati dentro all'ospedale, anche perché gli editor del Washington Post hanno proprio detto che non eravamo autorizzati a farlo ok, per una questione di sicurezza. certo. Quindi poi vabbè, ovviamente questo posto è, diciamo, non è una situazione cittadina, diciamo, urbana, e quindi c'è più spazio, più distanza, quindi cioè, non è stata una cosa molto Certo. diciamo pesante, come invece, se non so se hai visto il lavoro di Lorenzo Meloni su Time Magazine, Chiaro. o il lavoro, vabbè, ovviamente super citato, di Alex Maioli Di per Alex Vanity Fair. Maiol, sì, che lo Sì, nominavamo bellissimo. anche Sì, certo. con William Daniels, no, un lavoro pazzesco, sì, anche quello di Lorenzo Meloni e quello di Maioli, poi con la loro visione, in particolare, no, quello di Maioli che si porta dietro la sua visione personale, che io Certo. non so come faccia, è sempre un passo avanti, quindi bravissimo anche lui. Ecco, secondo me con due o tre lavori di questo tipo potremmo aver già concluso i lavori così di reportage sul coronavirus, perché valgono già, secondo me, il racconto. Una città vuota, che ce l'avevamo con Parigi di William Daniels. E basta, perché a quel punto ci vuole anche qualcosa di nuovo, come Lars diceva ieri, qualcosa anche che dia un po' di speranza, o comunque una chiave di lettura diversa che c'è sempre, no? In tutte le cose, come tu lo riesci a trovare nei tuoi lavori, come hai fatto nello Yemen l'anno scorso, l'Afghanistan, quello che ci stavi raccontando adesso, diventano delle chiavi di lettura totalmente differenti e c'è spazio Assolutamente. per queste cose, vero? Cosa ne pensi tu per l'aspetto giornalistico proprio? Io sono assolutamente d'accordo. Effettivamente, come dicono nei commenti, bisogna ricordare anche il lavoro di Fabio Bucciarelli, che ha fatto a Bergamo per New York Times, anche Sì. questo grandissimo lavoro. Sì. Però io personalmente sono stato molto colpito dal lavoro di Lorenzo Meloni, perché di nuovo, come dici tu, Lorenzo ha questa forza di riuscire a portare la sua visione molto personale, anche in qualunque situazione. Quindi lui ha fatto questo racconto in Italia. Fra l'altro, penso che la copertina che ha fatto del New York Times è con un medico di Ravenna, all'ospedale Pensa di a te. Ravenna. Ah, non lo sapevo. Però se guardi il modo in cui fotografa, e se conosci un po' il suo lavoro, lui ha questo modo di fotografare, forse anche un po'
dritto, anche un po' asettico, anche proprio Sì, molto da pulito, sì, bravo, asettico, forse è la pulito, parola giusta, sì. da fotografare, però riesce a portare questa sua visione così forte in qualunque posto, no? E quindi Sì, questo sì. ovviamente è quello che lo rende un fotografo così Speciale, grande, sì. così importante, così speciale. Bravo, bravo, grazie, grazie Lorenzo anche per queste valutazioni che ci siamo messi a fare considerando un po' di grandi lavori che però fa benissimo anche per chi ci segue perché diventano degli spunti e dei lavori da conoscere assolutamente. Per cui bene così. Ascolta, tu hai dei lavori però di riferimento tuoi o un libro che dici no, io questo lo devo avere sempre con me? È una cosa che sai che un po' chiediamo anche a William Daniels l'altro giorno. Ne Allora, parlavamo. aspetta che vediamo se riesco. Tipo, no, adesso non voglio farvi. Allora, ecco, vedi, questa è la mia libreria, è piccolissima. Questi qua sono Ecco. indivisibili. Io ho solo questi perché, fra l'altro, questa è la mia libreria e qui ci sono, cioè, il WordPress e il Purifer. Fantastico, guarda, così Allora, abbiamo visto tutto vedi, di come casa vedi dalla mia. Tugnoli. Esatto, come vedi dalla mia libreria ci sono pochi libri perché io libri non me li posso comprare a Beirut e quindi me li devo portare dall'Italia e devo decidere molto bene quelli che mi porto Ma e certo, quindi per ho non avere sì, un trasloco di libri da una parte o dall'altra, perché incredibile. sono Quindi pesanti. chi sono Quindi gli ho eletti? Esatto, allora, gli perché eletti questo. sono. Che abbiamo qui c'è Alex Maioli Sin, che è il libro che ha fatto ultimamente. Vicino a lui, subito vicino, c'è Henri Cartier-Bresson, The Decisive Moment, o Image of a Perfetto. Soweto, il momento, com'è che si dice in Il italiano? momento decisivo, sì. Esatto. Il momento decisivo. Poi abbiamo Caffè Lemis di Anders Petersson, No, che fantastico, se è bravo. un libro che se non conoscete dovete comprarvi, fra l'altro è stata riedita da non tanto tempo, è un libro fantastico, fra l'altro questa è anche la copertina di uno dei dischi di Tom Waits. Sì, no, quello Però. è un libro pazzesco che ha fatto in un bar incredibile, che Esatto. raccontando questi avventori che erano più fulminati di me e te messi insieme, però uno spaccato di vita incredibile, beh, bravo, veramente bello, quello lì è un grande libro, è un lavoro di reportage fatto sì, cioè, dentro lo stesso luogo, perché tutte le foto sono nel bar, per cui Esatto. è veramente anche un case study, diciamo così. Esatto, case study e poi quello l'ultimo che ti no, cioè ci sono altri, però Winterreise che è invece Luc de la Haye, scusatemi se non lo pronuncio bene, forse non lo pronuncio bene, che anche questo è un libro che non so se lo conosci, però è un No. classicone del fotogiornalismo. Allora, No. Luc de la Haye era un grande fotografo del New York Times che poi è andato. Che poi è diventato parte di Magnum. Questo è un libro, Winterreise vuol dire viaggio d'inverno, ed Ok. è un racconto della Russia dopo la caduta, diciamo, del muro, praticamente dopo la dissoluzione dell'USSR, e quindi è questo viaggio allucinante attraverso la Russia che si sta disgregando ed è un libro che io Fantastico. considero Ok. seminale. Me E poi lo invece, segno. aspetta, scusate se vi faccio vi do un po' di movimento, e invece vi faccio vedere quello di cui ti volevo parlare, che è Caos. Grande, quindi vedi, ti sei messo d'accordo con Esatto. William e hai detto facciamo una cosa, parliamo di Kudelka. Esatto, parliamo solo di Kudelka. Allora, Esatto. Caos. Vabbè, Caos lo conosci, spero, perché fra l'altro ne Sì, parlavamo prima, ce no? l'ho, ne parlavamo prima, ce l'ho e come ti dicevo è un libro fantastico che io ho comprato sull'onda dell'entusiasmo del nome Kudelka ormai tanti anni fa. E ci ho messo credo 10 anni per capirlo. Nel momento in cui sono arrivato a comprenderlo, me ne sono innamorato. Però all'inizio ti giuro che ho fatto una fatica pazzesca, sai, venendo da
la voglia di vedere Kudelka perché il fotografo di Praga 68 e tutti i lavori incredibili, vedere questo lavoro caos in questo libro in formato panoramico, no? Perché è molto grande, però Esatto. è pazzesco, con una potenza incredibile. Quindi dai, mi fa piacere che tu abbia quel libro. Te lo studi? Allora, sì, volevo, no, volevo raccontare, no, perché allora quello che succede, infatti anch'io ho fatto, io mi ricordo che la prima volta che ho visto questo libro era nella libreria di un altro fotografo, Alfonso Santoreo, che lavora a Bologna, ho visto questo libro, io ero all'inizio e ovviamente vedi questo libro in cui non c'è nessuno, cioè in realtà non Infatti, c'è bravo, nessuno. bravo. Adesso non so cioè, se uno guarda il libro ci sono queste enormi foto panoramiche, Sì. cioè il libro è un libro di foto panoramiche, Infatti. specialmente di luoghi desolati in cui non c'è nessuno. Tra l'altro è un libro monumentale sia nella ricerca fotografica che nella dimensione del volume. Infatti il Sì, fan. volume è 45 centimetri, quando infatti le doppie pagine sono Sì, diventa un dei metro. panorami Bra. enormi, e quindi infatti anche leggevo prima, è anche poi difficile anche guardarlo, perché uno dovrebbe cioè, in realtà No, non, è. dovrebbe avere un tavolo e alzare un po' più lontano, perché è difficile riuscire a vedere tutta la foto, no? Mi viene da dire Insieme. Lorenzo che così puoi sfruttare finalmente tutto il piano di lavoro che hai dietro di te. Quello diventa da sfruttare con le foto di Kudelka. Esatto. Però lui No. infatti lui non ha fatto tanti libri all'inizio della sua carriera, ha fatto ovviamente il lavoro famoso di Praga, lui è Praga diventato 68, famoso sì. perché lui è cieco, cecoslovacco, cieco, Esatto, si sì. diceva. Sì, all'epoca era ancora cecoslovacco. Esatto, e lui faceva il fotografo di teatro. E poi quando sono arrivati i carri armati russi ha fatto questo lavoro ed è stato uno degli unici fotografi che è riuscito a portare fuori le foto, però poi non è mai stato, non è stato fino a che non c'è stata la dissoluzione del USSR, non ha più potuto tornare a casa, e infatti ha fatto il secondo libro, che si chiama Exiles, Esili, che è nell'88, Pensa a te. 20 anni dopo, e mentre invece questo libro, Caos, arriva nel 99, quindi e sono 15 anni di fotografie di niente, No, è pazzesco, ed è bravo. questa la forza di questo libro, la forza di questo. Di questa fotografia è proprio la disciplina della composizione e ovviamente anche della stampa e della perfezione di queste immagini, perché ovviamente una cosa, cioè, ovviamente noi quando parliamo di un personaggio come Kudelka, è come dire, non so, ti piace Rembrandt Chiaro, per un chiaro, pittore. Cioè, questa chiaro. è anche una Bibbia per la post-produzione in bianco e nero, cioè, Sì, se vedi le ma stampe che ci sono. bravo, bravo. Infatti bisogna guardarle e poi con attenzione, cioè, veramente dall'inizio alla fine ha dei dettagli incredibili. E io quando guardavo queste foto, come dicevi tu, non vedendo persone. E rimanevo quasi deluso finché non c'è stata la svolta nella mia crescita fotografica e anche, diciamo così, culturale, nell'andare a capire che erano delle fotografie magiche, per cui è stato veramente ed è un libro di riferimento. Mi piace che tu lo vada a citare, per cui alla grande. Sul lavoro che dicevamo prima, che nominavi prima di Praga 68, se non ricordo male. Fece uscire i rullini attraverso a degli amici per farli sviluppare fuori dalla Cecoslovacchia. No, no, potrei essere in Sì, errore, anche io però non so cosa, mi quindi sembra, non la so bene come me si la può devo essere. rileggere, però mi sembra ci fosse una storia veramente interessante. Ho visto anche Enrico Stefanelli per un attimo con un messaggio che magari ci può aiutare su questi dettagli. Ciao Enrico, grande, con questi dettagli.
di storia su quello che era il libro di Kudelka. Comunque sì, il caos è fantastico e quindi mi fa piacere, Lorenzo, che tu l'abbia nominato, ma hai un fotografo anche a questo punto, potrebbe essere Kudelka, oppure se hai qualcuno che ti ispira particolarmente, non so, un riferimento forse può diventare troppo, però uno che hai voglia di nominare, insomma. Beh, ne ho già nominati parecchi. Kudelka Sì. è un Sì. fotografo che ispira molto perché lavora molto, è un gran lavoratore, si vede dal lavoro che fa, cioè è molto minuzioso nel modo in cui lavora. Fra l'altro c'è stato anche questo documentario che ha girato quest'anno, che si chiama Kudelka Shooting Holy Land, che è Sì. praticamente un documentario in cui loro, perché lui ultimamente ha fatto, ultimamente, insomma, negli ultimi anni, ha fatto un grosso lavoro fotografando il muro di separazione fra Palestina e Israele, e quindi questo documentario racconta, diciamo, il suo processo mentre sta sviluppando questo corpo di lavoro, che in realtà ha un legame anche con quello che c'è in Caos, perché di nuovo è sempre un formato panoramico ed è sempre Infatti. soprattutto sul paesaggio, sul dettaglio, che ha a che fare con l'umano, ma non necessariamente lo include. Certo. E il documentario è molto bello perché appunto ti fa vedere come lavora, e lui è uno che si fa le stampine così come me, e poi torna nel posto. Ovviamente questa è una cosa che io non posso fare perché io non è che fotografo dei paesaggi, però lui fotografa il paesaggio, poi torna nello stesso posto 4-5 volte finché non riesce a tirare fuori la foto che vuole di quel Che posto. vuole Che, lui, chiaro, chiaro. esatto. Hai ragione. Ci segnalavano, scusa, Lorenz, sia Enrico Stefanelli che Marco Brioni, sì, ci davano conferma del lavoro che ha fatto particolare su Praga 68, fece uscire i rullini. Enrico diceva per paura di ripercussioni sui familiari non le firmò le foto e per il primo periodo erano a firma di Praga Photographer, quindi PP che stava a identificare questo anonimo che aveva scattato. Grazie Marco, Enrico che ci avete aiutato nel ricostruire un po' di storia che mi ricordavo essere affascinante, infatti, per cui sì, e grazie a Lorenzo che nomina Kudelka, quindi dopo so che ti ritroverai con William Daniels per straparlare di Kudelka, visto che Forse dovresti parlarci, solo dovresti invitare Kudelka al tuo prossimo live, perché è lo ancora facciamo, vivo, sa? non è morto. No, ma cavolo, sai che l'abbiamo incontrato perché è stato a esporre qua a Bologna 2 anni fa all'interno di. Bellissima quella mostra, tra l'altro. Fantastica, bravo, all'interno di Fotoindustria. E c'è un piccolo aneddoto ed è il motivo per cui non chiamo Kudelka, gli chiesi, no, sto scherzando, però gli chiesi una fotografia e ero con Daniela e dico, maestro, posso avere una foto con lei? Lui mi disse, no, la voglio io con questa bella ragazza. E quindi mi ha mollato la sua macchina in mano, si è girato, ho detto, ma come cazzo? E quindi adesso. No, è Ma stato lui tra l'altro fantastico. parla italiano, dice. Sì, Parla un pochino italiano, sì. lui. Sì, no, no, non benissimo, però Perché sì. fra l'altro nel documentario in cui lui è in Palestina, non si sa perché, però lui ai palestinesi parla in italiano. Forse perché pensa che sia il linguaggio più vicino. Esatto. E infatti ci sono questi due o tre momenti di questi dialoghi un po' surreali in cui il palestinese gli dice in arabo: ma dove sei? Chi sei? Cosa fai? Dove vai? E lui continua a rispondere in italiano. Sì, un Vabbè. po' lo parla, ce ne dà la conferma anche Enrico Stefanelli. No, no, è stato, sì, hai ragione, fu una mostra fantastica, effettivamente, quella per Fotoindustria. Lorenz, io sono super contento, lo so che te lo stai già andando a googolare, Kudelka Fotoindustria, però no, credevo No, fossi di sì, ma Asia. io l'ho vista la mostra. Infatti, io ho visto una mostra anche
Forse la Pinacoteca, forse vicino, dietro, cioè di fianco a San Petronio. Hanno fatto una mostra di queste enormi foto Certo, panoramiche. proprio quella di È cui sempre la parliamo, Pinacoteca. Lorenz. Sì. Non era la Pinacoteca è vicino al nostro studio, è presente lì da Via Belle Arti, a Bologna siamo, e lì c'è la Pinacoteca Nazionale, che sta a Bologna. In realtà lì era dentro al Museo dell'Archiginnasio, Esatto. però un posto fantastico nel portico del Pavaglione. Sì, hai ragione, c'erano queste, ed era con il mitico curatore, François Hebel, che è il direttore di Arles per 13 anni, ha diretto Arles per 13 anni per poi venire a lavorare a Bologna per fotoindustria, quindi era una mostra veramente spaziale. Lorenz, che dire, una bella chiacchierata, sono super contento, io ti terrei qua delle ore, ma credo che Instagram qua, no, davvero mi fa un gran piacere. Volevo solo ricordare che prima, mentre dicevi, eri a Kabul quando hai saputo del WordPress Photo. E forse eri, se non sbaglio, in Afghanistan anche i giorni che ci siamo sentiti per parlare di macchine fotografiche. Ti ricordi che ci siamo sentiti da là, che volevi due indicazioni sulla Non era macchina? prima quello, no, era prima, Ah, ero ok. sul set di un film ma in Ah, Libano. ok. Mi ero già fatto il viaggio io di vederti tra i talebani mentre parlavamo No, della no, no, Leica Q. invece, no, no, invece, no, fra l'altro, una cosa strana che entrambi i WordPress ero in Afghanistan. Sì, ma perché ci vai poco e giri poco, chiaramente, sì. Sì, no, ma perché te lo dicono sempre verso febbraio, gennaio, febbraio, ma quello lì il Sì, periodo, no? Ti febbraio. A me è dicono. capitato una volta, ma era febbraio. Esatto. E quindi in genere quello all'inizio dell'anno, quindi all'inizio, in genere inizio da lì. Anche perché è più tranquilla, ci sono meno combattimenti in inverno, perché siccome sono tutte Ah. montagne, metà del paese è completamente bloccato nella neve, Ah, quindi vedi. Ok, sono meno, cioè proprio più sicuro, diciamo, il paese in inverno. vedi, stiamo ricevendo diversi ringraziamenti. Ho visto amici che ti ringraziano tanto. Io per primo, Lorenz, mi fa un casino piacere. Dai, con questa scusa che ci si vede anche, tra un po' ti richiamo. Facciamo passare qualche giorno, poi voglio risapere Facciamo un'altra diretta in cui parliamo di Alex Maioli, Va bene. forse di nuovo la dovresti fare con lui, perché Da, non è va che bene, ma infatti, guarda, adesso un po' alla volta mi piace sentire tutti voi ragazzacci, è una bella cosa, per cui e così ci sentiamo anche un po' più vicini. E facciamo un'altra puntata di Casa Tugnoli, perché mi è piaciuto andare in giro per i libri e per lo studio. Grazie, Lorenz, grazie mille. E sì. Grazie a te. Un piacere, ci aggiorniamo presto, in bocca al lupo per tutto e dai, forza così. Un Va bene, ciao, ciao, abbraccio, ciao, ciao, ciao. grande Lorenzo Tugnoli, ciao.